Riparte da Lecce il cammino della capolista Castellano Udas Cerignola dopo la seconda sconfitta nel campionato di C maschile. Sarà l'all-more del capocannoniere Marra a tentare di impensierire la squadra di coach Totaro, cliente scomodo per cestistica Ostuni seconda che al Palagentile proverà ad interrompere la serie positiva di Basket Fasano, galvanizzata da 6 successi consecutivi. Grande curiosità anche a Cerignola per l'interessantissimo confronto fra cestistica Barletta nel mirino dell'Olimpica. Potrebbe approfittarne Diamond Foggia di scena a Bari in casa dell'Angiulli, in un'altra sfida che non concede molto credito alla squadra ospitante, proprio come Poseidone Brindisi nuova Alius San Severo. Per i bassi fondi, scontro diretto in programma a Sant'Eremo fra Murgia e Virtus Ruvo, appaiate a quota 10, mentre Adria Bari rischia in casa di una Valentino Castellaneta in salute. Ultima chiamata per reinserirsi nella zona playoff per il Victa Brindisi, che vincendo a Manfredonia rimetterebbe in discussione il nono posto della Webin, l'ultimo utile per i playoff dopo il cambio di formula che prevede una promozione diretta. In Serie D, nella stessa giornata di ritorno, possibile trabocchetto per Libertas Altamura in casa di Aurora Brindisi, mentre l'altra capolista Sunshine Vieste è impegnata a Rutigliano in casa dell'Olimpia penultima. Dopo il turno di riposo, Mensana Mesagna riparte dall'impegno casalingo contro Basket School Martina, con l'altra terza a Pimonopoli all'esame del Basket Calimera, giovane mina vagante del torneo. Pronostico apertissimo nella sfida di Monopoli fra Action Now e Officine Santulli Bari, con i padroni di casa decisi a scalare ulteriormente la classifica. All'insegna dell'equilibrio si prospetta anche il confronto di Carovigno fra Junior Brindisi e Aspi Santa Rita. Completa il quadro il derby di Lecce fra Pallacanestro e Magic Galatina, con turno di riposo riservato a US San Pietro.